Salve a tutti ragazzi, io sono Squall ed eccoci su Dare Millions. Allora, abbiamo dei punti di ricerca, ma li andremo a spendere più in là perché momentaneamente dobbiamo provare la prigione e non c'è nulla dei punti di ricerca che ci servono, che ci serva per la mappa che dobbiamo affrontare con Calliope. Quindi andiamo a leggere. Questo enorme complesso sembra una vecchia prigione costruita in questo luogo inaccessibile in mezzo al deserto, probabilmente per evitare gli infetti. I nostri esploratori riferiscono che la prigione è piena di infetti. Due unità Lucifero sono state inviate per debellare l'infezione, ma sono state intrappolate. Geni, siete dei geni. Una zona piena di infetti, voi mandate due unità. Ok, che Lucifero con il lanciafiamme fa tantissimo danno, però, insomma, due, mandate almeno una decina, proprio minimo una decina, no? E non succedeva nulla di tutto ciò. Salva le unità Lucifero ed esplora la prigione. Devono esserci artefatti di grande valore per l'impero. Ok, consegui l'oggetto della missione, però deve sopravvivere. Poi dobbiamo ottenere 260 punti impero e 520 punti di ricerca, che sono tantissimi. Spero di trovarli tutti, quindi direi di iniziare. Come sempre, ragazzi, io questa mappa ve la velocizzo perché la voglio completare tutta in un unico episodio, e se è proprio enorme. Fin quando non ci sono parti dove magari c'è un po' di azione, per poi se una cosa diventa troppo ripetitiva e ci stanno mille mila zombie e io devo fare avanti e indietro, io velocizzo il video perché sennò veramente diventa poi troppo pesante. Sì, che lei è velocissima, però non così tanto da riuscire a leggere con facilità una mappa. Quindi, ok, già iniziamo con i runner, siamo praticamente all'ingresso. Ok, ottimo. C'è qualcuno là fuori? Mentre ti avvicini all'entrata, una voce grave proveniente dall'altra parte dice: c'è qualcuno là fuori? Siete umani? Tirateci fuori da qui. L'entrata è crollata. Gli infetti ci stanno circondando. Ok, potrebbe anche essere perché là ci stavano, mi sa, troppi runner. Cioè, questi sono tutti runner, credo. Non lo so. Non vedo altri ingressi, però. Quindi vediamo se magari di qua c'è qualcosa e cerchiamo di salvare sti Lucifer. Guardate qua dentro, si vedono gli zombie che cercano di attaccarci. Vedete queste cose, questi glitch così, no? Mamma mia, sarà strapiena la zona. Questo poteva passare benissimo da qua, però ha preferito farsi il giro. Ce la fai a farli fuori, giusto? Tanto ti bastano due colpi, quindi ok. Abbiamo aumentato notevolmente il danno, devo dire. E questa cosa a me va benissimo. Qua c'è qualcosina a terra. E forse che siamo chiusi, maledizione, siamo chiusi, quindi. Ok, abbiamo preso due granate, non mi lamento, però speravo di trovare una porta, un ingresso, qualcosina, invece no. Vabbè, siamo costretti praticamente ad andare da questo lato, però qua c'è un cartello, quindi magari fatemelo leggere, vediamo che dice. Beh, sarà l'insegna della prigione, immagino, no? Prigione di massima sicurezza, attenzione, la retta di massima sicurezza, tutti i prigionieri sono stati infettati, sono stati usati esplosivi per bloccare l'entrata della prigione in alcuni corridoi. Allora loro come sono entrati? Non l'ho capita questa. Come hanno fatto loro ad entrare? Qua dentro? Cioè, qua, dai, perché non mi fa cliccare tutte cose? Maledizione. Attenta che ci sta un runner dietro di te. Io qua vorrei evitare di ripulire tutta sta zona per il momento. Visto che ci stanno i Lucifer, faccio fare poi a loro, però. Troppa gente. Togli questo, togli. Ok. Dai, non ti fare una smangiucchiare così. Sono troppi di tirata. Si è fatta colpire, stupida. Sì, mettiti più vicino agli zombie, mettiti e dai. Niente, ok, forse ce l'abbiamo fatta. Posso andare adesso? Mamma mia, ce n'è troppi, devo ripulire per forza obbligatoriamente. Ah, dove sta l'ingresso di sta prigione? Questo come fa a sentirmi da là sotto? Cioè, questi che stanno qua non si muovono, e questo è venuto praticamente da qua. Ma dai, maledetti runner. Yes, of course. Possiamo trovare un'entrata per favore? Assolutamente no. Spalle al muro. Siamo con le spalle al muro. Falli fuori.
Dai. Ok. Sto rischiando perché ci sta troppa gente. No, ok, ho qua lancio una granata, però scusatemi, Troppa gente davvero adesso. Ce l'abbiamo, usiamo la granata. No, scusate. Da qua forse riesco ad entrare, mi sa proprio di sì, ok, abbiamo trovato l'entrata. Cioè, mamma mia, ci siamo fatti praticamente tutto il giro, però adesso come faccio a raggiungere i Lucifer senza morire male, visto che comunque ci hanno già tolto un po' di vita e la zona mi sembra strapiena di infetti, maledizione. Ci sarà una via più comoda? Non lo so. Non me la posso fare di certa corsa qua, è improponibile. Abbiamo solo una granata e non mi va nemmeno di consumarla per dei runner così. Mi sono costretto ad arretrare e perdere tempo, maledizione. Poi non c'è nulla di cliccabile in queste stanze. I'm on it. Attenzione, questo è più resistente, eh? Ok. Qua. Va bene, dai, due granate mi vanno bene perché comunque ci possono servire e se riesci a farmi fuori sta gente sarebbe il massimo. Stanno arrivando 4, 4 sbrigati, dai, dai, dai. Ok. Altro non mi sembra. Provo a scendere, ragazzi. Credo che devo scendere, però vedete, arriva gente ed è un problema questo. Attenzione, data la mancanza di provviste, è stata aggiunta segatura alle porzioni dei prigionieri. Ok. Quindi ci saranno dei ciccioni, immagino. Maledizione, quindi non so nemmeno se devo andare di là. Ma questi stanno qua sotto, quindi sai che devo continuare per questo corridoio. Mamma mia, è troppo di complicato andare avanti così. Ci stanno un casino di zombie, ci stanno. E dai, quanti prigionieri avevo a sta prigione? Troppi prigionieri. Proprio sovraffollamento, ci sta roba da raccogliere, ma ci sta troppa gente e io vorrei ottenere sti Lucifer intanto, ma sali su, non andare di là prima che ci blocchiamo. Poi sono velocissimi sti maledetti. Mamma mia, ti stanno proprio dietro, è Callio che è veloce, c'ha la stessa velocità di un Ranger almeno. Mamma mia, che odio, qua non so che cosa ci sia, io ho paura a cliccare queste porte. Ho davvero paura a cliccare in queste porte perché non so che cosa ci sta dentro, non c'è neanche un'indicazione e qua arriva comunque sempre più gente. Io una granata qua dentro la potrei anche lanciare, però non so fino a che punto ne valga la pena. Vabbè, dai, un po' me li sono tolti da mezzo piedi, effettivamente. Io credo che devo continuare ad andare verso di qua, però. Questo da dove è sfugato? Zombie che ti arrivano alle spalle così. Scendiamo piano piano perché ho l'impressione che ne arrivino un po' tiro. Guardate che ci sta qua sotto, no? Qua devo lanciare un'altra granata, se no ce ne usciamo più davvero. Immagino che me l'avranno data anche per questo motivo. Via, 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 via. Impariamoci un po'. Difesa. Ok.
Ma guarda tu questo qua dove si nasconde, che neanche si vede, dai, mi hai fatto venire un colpo, mi hai fatto venire. L'ha messo qua sotto nell'angolino che nemmeno si vedeva, cioè io mi vedo, lo zombie non si vedeva. Maledetti zombie che si nascondono. E dove devo andare io? Scusatemi, come faccio ad arrivare da quelli? Che qua non ci sta nemmeno una porta, che giro mi dovete fare fare? Da qua? No, seriamente, non so come arrivarci. Mi sa proprio di sì. E Perfect. dai, che cos'è? All right. Visto che ci sono, magari c'è qualcosina di utile, tipo un medikit, non sarebbe male. Due granate. Che le granate mi vanno bene, però. Got it, Cioè, ne Chief. ho tre, quindi non aprire quella porta. Ha cliccato sulla porta, la maledetta. Qua c'è qualcosina di utile. Sembrerebbe di no, ma Got poi you. toccherà a dare un'occhiata. Io momentaneamente vorrei arrivare ad Perfect. questi Lucifer così avere un supporto. Non mi piace la musichetta. Come Facciamo on. così. Ok, credo di avercela fatta, giusto? Sono qua? Sì, ok, a posto. All'entrata della prigione scopri due unità Lucifero. Sembra che siano nascoste qui in attesa di aiuto. Ci avete trovati finalmente, è ora di firarsela da questa prigione. Ma prima muoio dalla voglia di incenerire tutti gli infetti rimasti, così stiamo. Cosa stiamo aspettando? Non lo so, non lo so che cosa state aspettando voi due che siete messi qua. Dai, arriva uno zombie, ma non dovrebbero essere problemi. Fatemi This will come in handy. vedere se qua c'è I can qualcosina. Io mi handle metto magari da questo lato perché non so se hanno sistemato la cosa, però teoricamente i Lucifer fanno ancora danno agli alleati, giusto? Quindi vediamo un attimino. Ecco, Lucifer. Sì, sono una bomba di unità, cioè non, senza dubbio sono una bomba di unità, però fanno danno alle unità alleate, quindi insomma, non è proprio il top. Infatti mi sa che a lei praticamente la lascio dietro prima che mi ci muore male. Tanto hanno anche una bella resistenza, quindi non ci sono problemi. Ancora abbiamo ottenuto praticamente solo 10 punti di ricerca. Scusa, tu vai qua perché rischiamo. All right. Aprimi la porta. E dai così, dagli fuoco a tutti. Lui non dovrebbe subire il danno da fuoco dell'altro Lucifer, no? Infatti, ok. Però immagino che se mi ci metto io sotto con Calliope, vengo sbruciacchiato male. Attenzione a dove punti sto coso. Ok, mentre il Lucifer brucia gli infetti che escono dal buco, in maniera veramente quasi continua, io mi vado a vedere se ci sta roba da ricercare in giro. Qualcosina sembra che la stiamo riuscendo a trovare, eh. Ottimo, ottimo, questa qua mi sembra una stanza abbastanza piena di roba. C'è qualcos'altro per caso? Sembrerebbe di no, quindi proseguiamo da questo lato. Vabbè, se lui si vuole stare là, per me va benissimo, attenzione. Facciamo così, io vado avanti con lui adesso, che qua c'è un botto di roba a quanto sembra, però non so se è tipo qualcosa di incendiario. Che cos'è sta roba? Fammi capire. No, è solamente qualcosa da raccogliere. Ok. Goodbye. The more the merrier. Padiglione di massima sicurezza. Attenzione, celle dei detenuti molto pericolosi. Non aprite le porte per la propria sicurezza. Ok. Quindi immagino che qua ci stanno un fottio di zombie. Ma con il Lucifero non dovremmo avere problemi, però effettivamente se prima magari ci eliminiamo quelli nel corridoio, evitiamo che ci attacchino alle spalle, così da riuscire a concentrare il fuoco in una zona sola, tipo qua dentro, no? Ok, se magari uno dei due si mette qua, l'altro si mette qua, forse riusciamo ad aprire la porta, no? La nostra porta. No? Qua sembrerebbe di no. Ok, forse saranno proprio dentro le varie celle? Non lo so, non lo so. Apri sta porta? Sì.
Ok, dai, nulla di che, ma voi potete controllare che cosa ci stanno a queste cose? Ah sì, ok, allora io scusatemi, vabbè, nemmeno la utilizzo più in questa mappa, vado avanti con loro e scusate, molto meglio, molto più comodo, molto più pratico. Tanto a lei l'abbiamo lasciata in una zona relativamente tranquilla, arrivano questi qua e bastano. Cioè non c'è nulla di complicato, li riesce a fare fuori senza problemi. Massimo, io quasi potrei fare una cosa del genere. Tipo, clicco su di lei, utilizzo un medit, così mi sta full vita e sto tranquillo. E nel frattempo anche loro hanno recuperato un po' le energie. Ok, qua sembra che non ci sia nulla, quindi qua abbiamo tipo un altro corridoio che magari apriamo dopo e vediamo cosa ci sta in queste altre celle. Che cosa vuoi che ci sia? Zombie? Ciccioni. Attenzione, ci sono dei ciccioni. Questo potrebbe essere un problema. Sì, questo fa parecchio danno. Ok. Ciccione fa parecchio danno. E non c'era pure nulla, ma veramente? Anche qua nulla di che. Continuiamo. Vediamo qua sopra se c'è qualcosina. Se magari riescono ad aprire la porta. Ufficio direzionale, attenzione, zona di quarantena, sono stati rilevati sintomi dell'infezione sugli ufficiali. Ah, ok, quindi qua immagino ci sia gente un tantino più cazzuta, credo. Vediamo tanto di ripulire se ci sta qualcosa qua. Sembrerebbe di no, sembra una zona abbastanza chiusa, quindi ok, apriamo la porta. Uscite? Nel caso io mi piazzo un attimino qua e gli faccio utilizzare un altro medikit, che comunque non è male come idea, no? Sì, ok, dai, riusciamo, riusciamo. Perlomeno gli ho recuperato quello che avevano perso di vita e ok. Però il danno lo fanno sti maledetti, eh? Attenzione. Mamma mia, se è strapiena sta zona. Uscite ragazzi, uscite, uscite, andate da questo lato perché ne stanno arrivando troppi. Ne stanno arrivando davvero troppi. Poi magari riusciamo a rallentare un po'. Via, facciamo di fuori. Cioè, troppi persino per i Lucifer, ma di che stiamo parlando? Ma quanti sono? Dai Gallio, per fargli vedere chi sei, lancia granate a destra e a manca, via così, togliti prima che ti bruciano però. Ok, forse abbiamo ripulito, sembrerebbe di sì, ok dai. Ok, qua abbiamo la Monna Lisa e questo è l'oggetto di missione, ottimo. Raccogliamo anche la roba che ci sta in giro, sta parecchia in questa prigione, quindi se riusciamo a ottenere tutto siamo a posto. Qua c'è qualcos'altro. Questo qua pure si illumina. Anche questo libro qua. Ottimo, ottimo. Anche questo. E anche questa cassaforte qua. Dai, un bel po' di roba la stiamo ottenendo in questo punto. Ok, e qua dentro praticamente non abbiamo nient'altro da fare, quindi andiamo ad esplorare il resto della mappa e cerchiamo di ottenere quello che serve. Qua c'è qualcosa che lampeggia, da dove si ci arriva? Da dentro, dal corridoio da sopra, ok. Penso di poterci andare anche direttamente con lei, giusto? Poi arrivano degli zombie, non si sa da dove.
Fantastico che riesce a spingere Lucifer. Fai fuori quello. Difesa. Cioè, questi mi hanno seguito praticamente da sotto, ma stiamo dando i numeri, che cos'è? Ottimo, altre due granate. A questo punto, ragazzi, la mando avanti con loro perché se ci sta qualche altra zona, sto piena di zombie che nemmeno reggono, perlomeno. Da una mano. Ok, non ci sta nient'altro qua, quindi possiamo tornare indietro. Vieni anche tu e cerchiamo di ripulire ora la zona da sti zombie qua maledetti che ci stanno inseguendo praticamente da quella parte là sotto, da quel buchino. Dai, Lucifer, sbrigatevi per favore. Che abbiamo delle porte da aprire. Boh, qua ci sta questa porta qua. Vediamo se c'è qualcosina di utile. Magari a lei la lasciamo qua per il momento. Dico tu, aprimi sta porta. Vai. Oddio, un bel po' di infetti, eh. Ok, dai. Abbastanza fattibile però con i Lucifer. Okay, qua c'è qualcosa. Mi sa solo quello, c'è. C'è nient'altro qua. Va bene, dai. Meglio di niente. Ma che cosa si sta accumulando qua di zombie? Possiamo andare a ripulire, per favore? Ma troppi, davvero troppi. Cos'è questo? Il cortile. Mettiti qua. Tu vieni più avanti, difesa. Vieni qua anche tu. Scusa, mi leggi sto cartello? Padiglione di massima sicurezza. Attenzione, le celle dei detenuti molto pericolose. Aprite le porte. Ok, ma non mi sembrano delle celle queste qua fuori, onestamente. Non lo so, non lo so. Vieni avanti, vieni. Vieni anche tu un attimino più avanti. Mi sa che qua adesso andiamo di granate però, eh? È che così non riesco a lanciarle perché dovrei passare, dovrei assolutamente passare. Però ne arrivano troppo. Mamma mia, ma quanti sono veloci sti runner? Che adesso magari una la riesco a lanciare tipo qua. Ok, ottimo, così non facciamo danni ai nostri Lucifer. E magari ne lancio anche un'altra. Ottimo. Ok, troppi, davvero troppi, ce la siamo vista brutta, non ho più medikit e questo Lucifer sta per morire praticamente. O perlomeno stava per morire, siamo riusciti a recuperarlo, credo, all'ultimo con il medikit. Abbiamo attirati un po' troppi, ma sono un fottio, maledizio, troppi. Ma da dove arriva tutta sta gente? Ma quanti zombie ci sono? Non riesco praticamente ad avanzare, dai. Ne hanno mandati solamente due, sono dei geni, sono dei geni. Non ne potevano mandare tipo 10 di questi? 10 di questi penso che ripulivano tutta la mappa in tranquillità. No, no! Maledizione, perché ti sei spostata pure tu? Due di vita. È rimasta con due di vita, non so se ci capiamo. Io ero convinto di aver preso loro. Mamma mia. Ho bisogno di trovare un medikit assolutamente. Non posso rischiare. Cioè, stavo per rifare la mappa da capo, ragazzi. Due di vita. Vabbè,
Ma quanti ce n'è? Dai, ma sono troppi, ma sembra che non finiscano più. No, ok, ragazzi, c'è davvero troppa gente, ma sono davvero un fottio. E che cos'è? Ma quanti sono? Io ho paura ad avvicinarmi con lei, perché lei ha ancora due granate, però ho paura. Perché ha due di vita, basta uno scudo. Questo qua si gira, fa una fiammata così, muore, penso anche solamente standogli vicino con il calore. Dai, ma quando è troppo, maledetti. Sì, salva, cosa salvi a fare che sono praticamente morto, e dai. Finiranno prima o poi, giusto? Ancora ci sta anche questa zona di qua, immagino che qua ce ne siano un fottio. Voglio trovare un medikit assolutamente, datemi un medikit. Maledizione, niente medikit. Ancora niente medikit, e qua ci sta altra gente. Qua ci sta altra gente. Sing Patio Title. Attenzione, i prigionieri sono stati trasferiti nel cortile per contenere l'infezione, tenere le porte chiuse. Ok, quindi era il cortile per l'appunto, non c'entrava nulla con quello che dicevano. Su, qua ci sta roba da prendere, sì, quindi saliamo. Sembrerebbe di sì, ok, dai, andiamo, andiamo. Non c'è nient'altro da raccattare là. E l'abbiamo messa qua sopra nell'angolino, giusto? Mettiti in difesa, per favore. Che non si sa mai. Ok, nella mensa io pensavo di trovare dei ciccioni, invece solamente degli zombie così randomici. Ripuliamo, ripuliamo, dai. Zombie randomici, sì, ma ce n'è sempre un fottio in ogni caso, eh? Potresti venire qua a darmi una mano? Ci siamo praticamente anche quasi con i punti, eh? Mancano 30 punti impero e 70 punti ricerca, quindi ci siamo quasi ormai. Ditemi che è un medikit questo. Mi sa proprio di sì. Dove sei? Utilizza sto medikit subito di corsa. Ok, meno male ragazzi, meno male che abbiamo trovato un'altra medikit, perché non avevo idea di come uscirmene da questa situazione praticamente, perché ok, andiamo in Lucifer, ma due di vita, basta veramente uno sputo e muore. Qua, e qua ci sta una cassa, ok, 10 punti di ricerca, altro. Sembrerebbe di no. Ok, dai, io direi che da qua possiamo uscire. Abbiamo ancora praticamente una zona da visitare, che è questa qua, e poi c'è la mappa esterna. Thank you.
Ok, le docce, giustamente mancavano le docce, mamma mia che affollamento di gente nelle docce. Ok, abbiamo ottenuto tutti i punti impero, adesso se riusciamo a ottenere anche tutti i punti ricerca non sarebbe affatto male. Quindi magari riusciamo e andiamo a vedere, tanto se c'è qualcosa, ecco, dico, qua c'è ancora qualcosina da prendere, quindi andiamocela a prendere. Devo dare un'occhiata a tutto prima che mi dimentico qualcosa in giro. Se immagino ci sia anche qualcosa fuori. Maledetti zombie. Ci siamo quasi. Oh mamma, sto posto si è riempito di zombie. Si è davvero riempito di zombie. Scusate, ripulite qua per favore. Andiamo insieme. Dio, andiamo insieme anche no. Cioè, nel senso, vado io. Voi state qua a fare da copertura, tanto qua sotto non dovrebbe esserci un granché di zombie, no? Che se ci stava il buco sono quelli lenti, quindi vado, prendo ed esco, giusto? Ok, abbiamo completato forse. Perfetto, abbiamo completato la mappa al 100%, quindi adesso magari usciamo da sto posto, per favore. Usciamo da questo posto, eppure velocemente. Quindi mando l'ora avanti perché sennò qua ci bruciano male. Ed è un gioco da ragazzi relativo, attenzione. Qua e risaliamo sopra. Andiamo a rifare praticamente la strada da dove siamo venuti praticamente. Saliamo su. Andiamo di qua. Vieni anche tu. Ok, da questo lato. A questo punto non mi interessa assolutamente esplorare altro. Direi semplicemente di andarcene. E direi che ce ne possiamo andare, dai. Ottimo, ottimo. Abbiamo completato tutti gli obiettivi, 300 punti come punteggio finale, ottimo, e possiamo sbloccare tantissima tecnologia adesso. Ma ragazzi, io direi di farlo nel prossimo episodio, anche perché non so questo quanto sia durato. Apro questo libricino qua. Sì, magari ve lo leggete. Io adesso ve lo lascio un secondino così, mettete pausa e ve lo leggete con calma. Ok. Va bene, dai ragazzi, abbiamo davvero un botto di punti di ricerca da poter investire, così io adesso darò anche un'occhiata ai punti di ricerca dove spenderli. Magari diamo semplicemente il punto a lei, che sempre io glielo darei in attacco. In salute pure non sarebbe male. Il rumore dell'attacco non mi interessa. Velocità colpo, velocità attacco, velocità armatura. E io quasi quasi gli aumento la salute, ragazzi, ha bisogno di un po' di vita in più, secondo me. Ok, dai, secondo me ci può stare anche così. Va bene, dai ragazzi, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!